Dopo la decisione presa dal governo di revocare la concessione di Strada dei Parchi passando il controllo delle autostrade A24 e A25 nelle mani dell'ANAS, è arrivata anche la posizione da parte del sindaco di Castelli, Rinaldo Seca, che da tempo guida la protesta dei sindaci del versante teramano. Noi come coordinamento dei sindaci prendiamo atto di questa azione che è stata fatta dal governo e, come dire, siamo neutri rispetto alla valutazione della stessa. Ovviamente è un'azione di portata storica questa revoca, che ci ha anche, insomma, sorpresi. Però noi rimaniamo fermi su quelle che sono le nostre rivendicazioni, che ormai da 4 anni stiamo portando avanti. Quindi noi ovviamente continuiamo a chiedere il blocco degli aumenti che sono stati sempre proposti e rinviati. Chiediamo anche che ci sia una revisione delle tariffe per renderle più eque, più giuste anche rispetto all'attività dei pendolari, che tutti i giorni si mettono per motivi di studio e di lavoro sulle arterie dell'A24 e A25. Chiediamo la messa in sicurezza, quindi la sicurezza, i lavori sulle arterie, sui viadotti, affinché, insomma, possa essere sempre sicura la circolazione. Noi chiederemo al Ministero un incontro. Oggi che la gestione torna completamente allo Stato, ci aspettiamo che l'orecchio sia ancora più attento rispetto a queste rivendicazioni. Quindi dal Ministero, dal Governo, ci aspettiamo che ci sia grande ascolto, grande anche concertazione, perché, ripeto, noi rappresentiamo tantissime comunità di Lazio e Abruzzo, e sperando che insieme si possa migliorare il servizio per l'utenza e renderlo anche più equo economicamente.